Allora, scusatemi, ma come al solito la memoria del te troppi video e c'ha pure ragione il telefono, quindi però per fortuna siamo arrivati proprio alla fine, niente, vi stavo solo facendo vedere il bevel come era venuto, quindi tutto sproporse, ragazzi, io non so se lo vedete qui come fa, cioè qui fa proprio la gobbetta così e poi fa, cioè, così fa la S, no? È indicibile. Vedremo, va. Vedremo in rasatura. Facciamo giusto una prova al volo. I peli li taglia abbastanza bene, magari. È brutto, questo è proprio uno dei... Mamma mia, storto ai cani pure questo. Anche se la costa sembra essere più... Se, sembra essersi consumata più in maniera uniforme rispetto agli altri due. E quindi non ha tanto problemi di costa questo, ma quanto proprio di lama giù. Io credo che si vede soprattutto qui la gobbetta che fa adesso. Che poi mi sembrano anche troppo sottili di costa rispetto a quanto è alta la lama. Adesso non l'ho misurato col calibro, ma mi sembra troppo sottile. Secondo me hanno un angolo troppo appuntito. Probabilmente questi con anche due nastri prossimamente avrò... cioè andrà meglio secondo me. Uno perché vado a rimpicciolire un po' sto bevel da pane schifoso e due perché secondo me è troppo sottile la costa rispetto all'altezza della lama, almeno ad occhio, non l'ho misurata. Allora, facciamo una carrellata veloce delle pietre utilizzate. Quindi, per bisellare abbiamo usato questa qui di origine sconosciuta con questa venatura rossiccia. Potrebbe essere una dressante, non lo so, perché mi sembra molto diversa invece dalla dressante che so essere veramente una dressante. È molto più rossiccia. Sì, ce l'ha le venature, ma boh, non lo so, non è dato saperlo, quindi non ve lo dico. E quindi abbiamo usato quella, la dressante e poi lei, la regina. Prima un pochetto qua su, sul lato morbido, quindi sul lato veramente l'eslat, perché ormai è diventato uso comune chiamare l'eslat questo, ma in realtà l'eslat è questo. Questo è il lato ibrido. Se poi uno ha la fortuna di trovarla in combinato come la mia, poi di queste dimensioni non ne parliamo, perché qui parliamo di una pietra che veramente costa quanto una delle giapponesi più rinomate. Ok ragazzi, abbiamo fatto anche questa. Ripeto, per me è ardua, resta un metodo difficile, un metodo che non padroneggio affatto facilmente. Ci giocherò ancora, visto il mio amore smodato per questa tipologia di pietre, per la belga. E niente, se voi avete avuto risultati migliori più facilmente... tanto meglio, se volete commentare, commentate e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, scusate se è stoppato il video 2 o 3 volte, però il grosso è tutto nella prima parte. Ciao, carrellatina, ammazzite, oh, ci facciamo un muretto a secco qua con tutte queste belghe. E vai, ciao.